Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video tutorial per farvi vedere la ricetta dei cappelletti di mia zia Yolanda. Quindi andiamo subito a vedere insieme come si realizzano. Per fare i tortellini ci serviranno per il ripieno 100 g di prosciutto crudo, 150 g di prosciutto cotto, un uovo e un pochino di parmigiano grattugiato o di grana padano grattugiato. Per fare la pasta invece ci servirà farina, più o meno 150 grammi, un uovo e acqua tiepida. Abbiamo detto che per il ripieno saranno necessari 150 g di prosciutto cotto e 100 di prosciutto crudo, poi un uovo e il parmigiano che aggiungeremo dopo. La prima cosa che dobbiamo fare è tritare il prosciutto cotto e il prosciutto crudo. A questo punto devo ovviamente andare a mescolare un pochino insieme prosciutto cotto e prosciutto crudo. Poi dovrò andare ad aggiungere un uovo a questo ripieno e 2 cucchiai di parmigiano grattugiato oppure di grana padano grattugiato, come preferite voi. E mescolo tutto insieme. E aggiungo 2 cucchiai di parmigiano o di grana padano. Io sto usando il parmigiano, però fate come preferite. Adesso il nostro ripieno è pronto. Quello che dovremo fare a questo punto è andare a fare la pasta che servirà poi per fare appunto il cappelletto vero e proprio. Quindi aggiungo in una terrina 150 g di farina, un uovo e un pochino di acqua tiepida. Mescolo insieme alla farina. E aggiungo un pochino di acqua tiepida gradatamente perché l'impasto poi si deve solidificare al punto da poterlo impastare un pochino a mano poi. Adesso che l'impasto ha raggiunto una consistenza di questo tipo, lo andate ad impastare a mano in modo da renderlo ancora più morbido e ancora più omogeneo. Punto per formare i tortellini ci servirà un pochino di pasta da stendere. Io in questa ricetta utilizzerò un mattarello e stenderò la pasta a mano perché non tutti hanno la macchinetta per fare la sfoglia della pasta, quindi io voglio dare la possibilità anche a chi non ha questo tipo di strumento di realizzare cappelletti e quindi anziché andare ad utilizzare la macchinetta che fa la sfoglia della pasta, utilizzerò appositamente un mattarello in modo da farvi vedere come fare se non avete tutti questi strumenti, ma se avete solo delle cose semplici come ad esempio un mattarello e vedrete che è comunque semplice e realizzabile. Vado a prendere un pochino di pasta, proprio un pezzettino così e l'altra la lascio da parte. Quindi un pezzettino come questo di pasta, metto un pochino di farina in modo che non si attacchi, la vado ad impastare ancora un pochino, poi prendo il mattarello, vedrete che è facilissimo. Faccio così tipo una focaccetta, diciamo in questo modo, ve l'avvicino così magari vedete ancora meglio, ok? E vado a stenderla con il mattarello. Aggiungete sempre un pochino di farina perché tende comunque ad attaccarsi, quindi aggiungete la farina. Adesso che avete steso la pasta, dovete andare a formare dei piccoli quadratini che poi andranno riempiti con il ripieno. Quindi andate semplicemente con una rotellina da cucina oppure con un coltello se non avete la rotellina a creare 3 striscioline più o meno uguali come queste e poi andate dall'altra parte, quindi dall'altro verso, a creare delle striscioline in modo da ottenere poi dei quadrati più o meno della stessa dimensione, all'incirca, perché poi sono cose fatte a mano, quindi non si può pretendere che siano proprio perfette. Ecco, più o meno dovete ottenere una cosa di questo tipo. Adesso andate a prendere il vostro ripieno, prendete magari una pallina di ripieno perché tanto non è necessario che ne utilizziate tantissimo. Prendete una pallina di ripieno e cominciate con dei piccoli pezzettini di ripieno a riempire i quadratini. Quindi andate a mettere al centro del quadratino il ripieno, in questo modo qua. Adesso che avete messo tutto il ripieno, dovete andare a chiudere i cappelletti.
Quindi prendete un quadrato e fate in questo modo. Vi faccio uno zoom così magari lo vedete ancora meglio. Per chiuderlo, il quadrato ovviamente è così, dovete metterlo un pochino in diagonale in modo da avere le punte fatte così, in questo modo, un po' come se fosse un rombo. Poi andate a prendere la punta, quella che è verso di voi, e l'andate a mettere a pari della punta di sopra, così, in questo modo qua. Poi andate a schiacciare i lati in modo che la pasta si attacchi bene, quindi la pasta di sopra deve aderire con quella di sotto. Quando avrete creato un triangolo come questo, dovete andare a chiuderlo. Come si fa? Vedete che ovviamente il triangolo ha i due lati, quelli dietro, così. Dovete prendere i due angoli esterni, questi, e dovete chiuderli così. Uno deve stare sotto e l'altro deve stare sopra. E poi premete in modo che aderiscano. E avrete creato il vostro cappelletto. Ve ne faccio vedere ancora, così imparate bene il procedimento. Andate a prendere la punta verso di voi e l'andate a mettere sulla punta quella di sopra e create un triangolo. Fate aderire bene i lati della pasta, quindi andate bene a schiacciare i lati perché altrimenti poi in cottura si apriranno se non li chiudete bene. Quindi andate bene a premere così. Poi prendete le due punte esterne e le unite facendo in modo che una stia sotto e l'altra stia sopra, così. Andate a schiacciare bene in modo che aderisca e avrete formato un altro cappelletto. Vedete come sono carini? Sono molto semplici da fare. Ed ecco un altro cappelletto. Ecco, siccome il procedimento è uguale per tutti e i cappelletti da fare comunque sono tanti, ora ve li faccio vedere così. Ne abbiamo fatto quattro insieme, eccoli qua. Andiamo a fare tutti i cappelletti e poi ci vediamo dopo quando li avremo fatti tutti. Questo per non tenervi incollati al video 2 ore, perché comunque è un processo semplice, però ci vuole pazienza, è comunque una cosa un pochino lunga. Quindi voi eseguite lo stesso procedimento per tutti i cappelletti e poi ci vediamo dopo. Questi sono i cappelletti fatti, finiti, ripieni, farciti, insomma, sono pronti. Adesso quello che dovrete fare è semplicemente farli asciugare un pochino, quindi lasciarli un pochino, diciamo, all'aria in modo che la pasta secchi un pochettino, oppure se volete potete anche congelarli, insomma, potete fare quello che volete. Questi comunque sono i cappelletti, vedete come sono. Sono irregolari perché sono fatti a mano, quindi ovviamente non avendo usato un macchinario non possono essere tutti uguali, però vi assicuro che sono veramente buoni e soprattutto il fatto che siano fatti a mano con la ricetta di mia zia è una cosa che li rende ancora più preziosi. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.